parliamo ora di uno spazio invece che viene riqualificato, sia l'ex mercato bestiame, che ospiterà una scuola per 338 bambini con un investimento di quasi 8 milioni di Modena. Sarà una scuola innovativa, antisismica, ecosostenibile, e questo grazie alla collaborazione tra INAIL e Comune. Cristina Bonfatti. Ospiterà 338 bambini divisi in tre sezioni di scuola dell'infanzia e 10 classi per le elementari. Sarà come una piccola città del futuro, che proprio con la città andrà a interagire. Sorgerà all'ex mercato bestiame. La commistione tra tanti piani di rigenerazione, il piano periferie degradate, il PNRR, il PINQUA e oggi questo ulteriore tassello, cioè la pubblicazione di cui ci ha dato notizia INAIL della gara per la realizzazione, per un importo importante di 7,7 milioni di euro della scuola innovativa in via del mercato, per intenderci di fianco dove ci sono i lavori in corso del centro per l'impiego, dove è stato già terminato il data center, dove ci sono tanti interventi appunto di questi obiettivi di rigenerazione dell'area nord della città, determinano certamente una valorizzazione di tutta quell'area, la Sacca, la Crocetta, ma non solo. Un investimento da 7,7 milioni che si aggiunge ad altri sempre nella zona. Un progetto, questo di INAIL, perché punta su sicurezza e ambiente. È un progetto che segue i criteri previsti dalla norma originaria, che è la norma della buona scuola del 2014, quindi ha tutti questi requisiti specifici: sicurezza, rispetto ambientale, consumo energetico quasi zero, aperta al territorio. Questo è un altro dei requisiti che hanno previsti. Questa è una scuola che deve, diciamo, aprire tutte le attività e essere aperta pure nei confronti dei cittadini e del territorio circostante. È un investimento su cui INAIL ha creduto all'inizio. Un programma, quello di INAIL, ad ampio respiro, che avvia più di un cantiere a livello nazionale. Quello di Modena sarà attivo da gennaio 2024.